Sarebbe ora che ci facessero vedere se quello che è stato leakato su Twitter riguardo un ipotetico trailer girato in Spagna sia effettivamente Pokémon o altro, perché a questo punto è ora che esca. Mancano solo 2 mesi al gioco, quindi proprio vogliono farci aspettare fino a ottobre? Oppure è uno spot registrato che uscirà fine ottobre e inizio novembre per promuovere il gioco? Magari ci fanno vedere anche i famosissimi Pokémon Paradossi, anche se devo ammettere che non mi dispiacerebbe vedere l'evoluzione degli starter, almeno la prima fase, almeno quella. Iniziamo. Naranja! Ah! Oh, cos'era quei due? C'erano tre Pokémon nuovi? Oh! No, Kingler? Un paradosso di Kingler? Wow! Lo sto guardando in inglese, ma poi ve lo metterò ovviamente in italiano. Il tipo. Guarda, che coscettoni quelle, cos'era? Cioè, approvo, approvo. Ah, beh, wow! Bellissimo! Oricorio? Eh beh, Oricorio ovviamente, figuriamoci, se non c'è qui. Questo è un Pokémon! Ela! Mela! Bel nome, Mela. Va, Game Freak ci butta sempre ste di waifu, porca miseria. Boss fight! Wow! È una boss fight, c'era il versus. Sto granchio! Chi è? Lo usa Pepe per fare le ricette, il granchio, sicuramente. Come si chiama? Un nome! Ah, è il boss allora lui. Gla. Clove, vabbè, ovviamente. Titano? Era Titano. Ah, lei è la presidentessa, ok. Trova San Flora. Ma ragazzi, ma che stiamo guardando? Oh! Chi è questo? Ah, è tipo erba! Cazzarola, che figata! Terra tipo. Trulewood, che cosa ha detto? Ah, ok. Bruttino, eh. Cioè, quel coso gigante lì. Alla fine, a forza dello, mi ha rotto le scatole, sinceramente. Wow. Sempre musiche che non verranno mai rilasciate queste. Cosa sono sti due? Cacchio, che belli! Oh, c'è gente nuova, eh! Ne ha fatto dire uno nuovo! Non intendo di personaggi, non di Pokémon. Dai, ditecelo però, cosa sono? Senti, proprio dobbiamo aspettare ottobre per vedere i Pokémon Paradox. Finito! Ma dobbiamo aspettare per forza ottobre per vedere i paradossi, mannaggia la miseria! Ora c'è anche quello italiano, un attimino un'analisi veloce per capire che diavolo sta succedendo. Allora, Accademia Arancia, ovviamente, quella tradotta in italiano. Ah, quindi noi possiamo impostare anche la destinazione ora. Grazie, era ora. Cioè sì, su Leggende Pokémon c'è, ma è diversa la faccenda. Questo è il team cattivo. Io prima stavo ammirando la signorina, Bene, bene. Però attenzione, perché c'è anche il capo, il loro capo, che ha quel Pokémon macchina. Ecco, questo è un Pokémon, ad esempio. Eccola qua. Questa, beh, Poruna. Questa è una ragazzina comunque, si vede. Ma penso che è una ragazzina, dai, non. Appena maggiorenne, insomma. Sì, dai, tutta rocchettara. Pruna.
In inglese è mela, bisognerebbe vedere in giapponese. Comunque sia tipo fuoco. Questa è una boss fight. Ma quello lì è un Pokémon discoteca, cosa cavolo è? Cioè, l'idea è bella, l'esecuzione... è strano, è molto strano, cioè quello non può essere un Pokémon nuovo. È più verosimile se mi dici Rotom è entrato ed è diventato una macchina ma non è un Pokémon che combatte. Allora dici, ok, già è diverso. Le specie nascoste sul sentiero leggendario. Pepe, secondo me quel Pokémon ce lo farà bollito, eh. Però poi esce il granchio gigante, il capo dei granchi. E sarà una boss battle contro i titani. Claw, ok. Il dominante delle scogliere. Ah! Come in Sole e Luna. Allora forse hanno ripreso quel concetto di Pokémon dominante. Però chiamato Titan nella versione inglese. Chissà perché. Non so se fosse Titan anche in inglese su Sole e Luna, perché li ho giocati solo italiani. Ok, il cammino dei campioni, quindi ricerca di spezie. Cammino delle leggende e cammino dei campioni. Della polvere di stelle era il cammino? Cioè ragazzi, mamma mia, Game Freak proprio con le waifu da un po' di tempo a questa parte gli dà dentro proprio tutta, proprio se ne sono sbattuti e via, giù di waifu a catinelle. Alisma, la presidentessa della Lega Pokémon. Ok, quindi lei, oddio, un po' alla Rose, cioè diciamo che fa le veci di Rose in Pokémon Scarlatto e Violetto. Magari poi non sono per niente collegati all'Inghilterra, a Galar, nell'universo Pokémon, però magari sì, magari no, chi lo sa. Nemici farà da guida, quindi non è semplicemente una nostra rivale o compagna, ci farà proprio da guida. Esame della palestra, raccogli Sanflora. Ok, ricordano un po' le medaglie delle Olimpiadi, ma in realtà sono solo colorati i cerchietti. Ok, questo è figo effettivamente, eh. Brassius, un capo palestra di tipo erba. Wow. Ti sdruma se prendi Quaxly. Mi sa che è primo capo palestra a vederlo. Cioè, sarebbe da fare come primo, in teoria. La verità sta nell'albero. Ok. Allora, come ho detto poco fa, non riesco a farmi piacere più sti... Cioè, alcuni copricapi, alcune terastallizzazioni sono belle, altre no, questa è brutta. Per il momento quella spettro e quella fuoco sono quelle che più mi piacciono. Spettro in cima a tutti, fuoco... Troppo, ma quella acqua che è una fontana e questa... pessime. Potevano farle in altri modi. Il suo dovuto avversario usa apripista e... vabbè. Gli era rimasto uno sputo di vita. Quindi, insomma, va dove ti porta il cuore, grazie. E fai ciò che più ti sconfinfera. Allora, questa schermata è bella. Molto carina. Ti fa vedere quanti posti hai. E attenzione! Perché i Pokémon che ci seguono... sono a grandezza naturale? Se vediamo qui... c'è Gyarados che ci segue ed è grande. Questa è una cosa buona, effettivamente. E Cyclizar che insegue Coraidon. Bah. Ci sta. Komala è tornato, ok. Salamence, vabbè, non è proprio grosso Salamence, quindi ci sta come grandezza. Eccolo. Questo sembra... guarda, Ponyard. Si parlava di Ponyard, che aveva due evoluzioni diverse, però poi si era corretto, il leaker poi diceva che era giusto, era sbagliato... Potrebbe essere questo? Uno di scarlatto e uno di violetto? Probabilmente sì. Ce li fanno vedere? Oddio, texture un po' buttata così. Mi sa che ancora devono finalizzarli. Che poi sono di creatures questi. Non sono di Game Freak i modelli, ma... sembrano un po' buttati così. Ah, sembra quasi che siano delle armature. Ah, bello però, fa il cannone. Bello. E lui? Lui con le spade, bello. Lui mi piace un sacco. Spero che sia di violetto e non che facciano l'esclusivo invertito, se sono esclusivi. Però mi sa che è di violetto, perché anche l'allenatrice ha cravatta e pantaloncini blu. O viola.
Quindi è probabile. Ah, prima lui mi sembrava uno nuovo. Niente allora. Quindi conosciamo già due capi palestra. I paradossi ancora niente, se poi esistono veramente a sto punto. Miraidon e Coraidon sembrano paradossi, sì, ma esistono veramente, sono chiamati paradossi? E ora l'unica cosa che ci interesserebbe, al limite, proprio giusto per farci un'idea, che ancora è indeciso, su chi prendere come starter, sarebbe vedere la prima fase evolutiva, quindi quella che comunemente viene detta seconda evoluzione. Quindi speriamo che a ottobre esce per forza un altro trailer, non si scampa, e a sto punto mi sa che quelle cose che dicevano, quelle registrazioni con persone vere, quei filmati, quelle foto scattate così, sono per un trailer promozionale per il gioco, per lo spot. Ad ogni modo, per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito e ci vediamo al prossimo. Bye bye.